No, questo è vero, ed è di cuore. Se riesci a leggere... Possiamo aiutarti, eh. Di grande cuore. Dovrei mettere con me e quel signore lì, eh. Vieni con me, sano. Vieni qua. Sì. Ma lui ha paura. Compromettenti. Cronaca, che abbiamo sempre indicato il torinese come il miglior sindaco negli ultimi 50 anni. Sì, solo. Per un unico... No, per un unico... Beh, intanto vi ringrazio molto perché... Non... Questo è di cuore. Nessun vero... altro quotidiano me l'ha dato. Sì, sono molto grato. Secondo perché in effetti vi ho sempre sentiti, mi ringrazio due volte per questo omaggio, perché vi ho sempre sentito molto vicini, a volte fin troppo. Fin troppo. Sì. Quindi è particolarmente gradito da parte mia. È fatto di cuore, con simpatia. Sì. E adesso noi vorremmo sapere cosa vuoi fare. Perché noi vorremmo avere... Era uno scudo. Adesso intanto bisogna aspettare che, come ho già detto a tutti i tuoi cronisti che mi hanno chiesto, bisogna aspettare che le bocce siano ferme, no? Perché tu sai che per contare i punti prima si devono fermare le bocce. Poi si decide se truccare, andare a trucco o bocciare o andare a punta ancora. E quindi vedi tu come interpretare la metafora boccistica in campo politico. Si potrebbe anche essere una terza alternativa, che sia quella di buttare fuori il pallino. Se uno è molto bravo e non è con l'ultima boccia, se è un po' alle strette, boccia il pallino, lo sbatte fuori e si ricomincia la mano. Però non tu che sei bruciador, quindi è proprio... Di salto, tatta. Quindi vedete voi come tradurlo in termini politico. Ma adesso che cosa vai a fare? Dove sarà la fondazione? Quale sarà la fondazione bancaria? Andare a punto? Ad esempio. Oppure vogliamo fare un brindisi. Quest'anno è giovane, eh? Appunto. Ad Maiora. Siamo tuoi fan. Sì, difatti quindi non stupito, mi sono stupito di sì, cos'è vino prosecco, immagino? Alcolico.